Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 20 novembre, il primo giorno di una settimana che si annuncia, che potrebbe annunciarsi ricca di clamorosi colpi di scena. Speriamo, visto il mio countdown, poi ne parleremo. Però ci saranno tanti avvenimenti, anche sul piano personale, uno che mi sta particolarmente a cuore, prima del weekend, che per noi sarà importante a San Siro per l'incontro Milan-Fiorentina. Abbiamo ancora nella testa, nel cuore, nella mente le emozioni di una settimana bellissima. Parliamo delle finals di Torino. Peccato, Sinner ha trovato ieri un giocatore ingiocabile e ci è dispiaciuto, anche se Djokovic è un giocatore così straordinario che è difficile tirare contro, lo ammiri, lo guardi, perché stiamo vivendo un momento storico, perché stiamo vivendo insieme a un uomo di sport, a uno sportivo che nei secoli, dai tempi delle Olimpiadi, è uno dei grandi sportivi della storia dell'umanità. E noi siamo testimoni di partite, di emozioni, di imprese di un uomo che va oltre questo secolo, è nella storia dello sport, dell'umanità, dai tempi dei tempi dei tempi. Quindi siamo contenti di esserci e vivere queste imprese di un uomo fuori categoria, un uomo da Campi Elisi dello sport mondiale, straordinario. E proprio tra campioni c'è stato un incontro tra campioni. L'ho visto ieri sul profilo Instagram di Gianluca Di Marzio e vi regalo questo incontro tra appunto Djokovic, che ha incontrato Ismael Benasser, e Rafael Leão, i due milanisti presenti ieri a Torino. Milanista! Ciao. Allora, la velocità quasi come tua, eh? Se fai di palla forte. Come stanno? Vabbè, tutto bene. Quando vinci non sei stanco, sai com'è. Grazie, bello, bello vedere. Sì, ho detto subito che c'è venuto qua, sono tornato oggi da Portogallo. Da Portogallo, sì, grazie, caro, grazie, grazie. Forza Milan sempre. Ci vediamo questa sera. Sì, ecco. Dai, facciamo una foto. Saluto a tutta la squadra. Questo l'incontro è molto simpatico. Come sta la squadra? Verrò presto, è un vecchissimo cuore Djokovic, ecco perché ci è simpatico in maniera particolare, come Sinner. Il Milan non poteva perdere, o vinceva uno o vinceva l'altro. E poi Rafael Leão, che poi ha posato, vi mostro la foto, insieme a Benasser, con Djokovic, hanno posato anche con Sinner, protagonista di una settimana assolutamente emozionante. Però ripeto, ieri ci ha provato ad arrampicarsi su questa montagna. Ma ieri era una montagna totalmente invalicabile, frustrante, potente, insuperabile. E il tennis ci regalerà poi a fine settimana ancora la Coppa Davis. Faccio il programma un po' della settimana molto rapidamente, con gli incontri mercoledì e giovedì, Repubblica Ceca, Australia, Canada, Finlandia, le semifinaliste, le due vincenti in semifinale e poi la vincente in finale. Dall'altra parte ci interessa giovedì alle 10 Olanda-Italia, pomeriggio Serbia, la Serbia affronterà l'Inghilterra, le vincenti venerdì, anzi sabato, giocheranno le semifinali a mezzogiorno e potrebbe esserci ancora un Serbia-Italia, cioè un Sinner-Djokovic, potrebbe esserci ancora. È una settimana importante perché il Milan riprende gli allenamenti martedì. Una settimana sul piano personale, lasciatemi aprire una piccola parentesi, tifate anche per il mio Presage Nocturne,
Partirò martedì per la Francia, ad Angers molto presto, alle 11:30 di mercoledì, corre il Grand Prix d'Angers, una corsa di categoria di classe 1, l'ha meritato il mio Presage, il mio grigione Presage Nocturne. Sarò là perché sarebbe prestigioso vincere sui 3.000 metri, il mio un cavallone che ama le distanze, quindi una settimana che aspettavo, perché l'emozione di correre un Gran Premio, anche se non è un Gran Premio metropolitano, ma ad Angers, per fare ancora progredire il mio Presage Nocturne. Ma a proposito di cavalli, a proposito di puro sangue, a proposito di grandi giocatori, dobbiamo ricordare appunto che martedì riprendono gli allenamenti, che dovrebbero, speriamo, vedere finalmente tutti i giocatori, salvo quelli che devono tornare nella nazionale, a disposizione di Stefano Pioli. Eccetto Benasser, che è a disposizione, parlo a disposizione, pronto per giocare la partita con la Fiorentina. Benasser mi sembra non ancora a quei livelli, nonostante abbia recuperato molto rapidamente e si sia già allenato con la squadra, con i suoi compagni, quindi, ma non è ancora a disposizione, ma ci sarà. Praticamente l'unico sicuro assente, secondo me, nel gruppo, perché dovrebbe esserci il recupero di Pulisic, di Kjær, di Loftus-Cheek, da quello che mi dicono, vedremo, ma è quello di Leao, che sinceramente mi sembra difficile possa esserci né con la Fiorentina e anche col Borussia di Dortmund la settimana prossima, perché è una lesione, è in un punto delicato il bicipite, quindi difficilmente ci sarà. Io continuo, anche se, cari signori, cari amiche, cari amici, cari signori, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video. Però mi hanno un pochettino raffreddato gli entusiasmi. Io in questo momento non parlo di mercato, tanto sono i soliti nomi. Nomi nuovi non ce ne sono, ogni tanto vengono fuori ancora con David, non capisco il perché, boh, vediamo. I nomi ve li dico rapidamente, c'è Adams che spero che venga, Montpellier, qualcuno dice no, andranno sul difensore centrale. Si fanno sempre i soliti nomi, continuano a mettere Kelly, che io continuo a dire di non mettere, e ci sono altri difensori centrali che possono essere giocatori importanti per il Milan. Però in questo momento il mercato, non avendo polpa se non nomi, voci per muovere un po' l'aria e nient'altro, il mercato certo, ma quello che conta, io sono sempre del parere che grande società, grande proprietà, grande società, grande squadra, proprietà, società, e proprio la proprietà aveva individuato un vacuum, un vuoto in questo momento nel Milan, stiamo vaghi. E proprio quello magari di un uomo vicino alla squadra che faccia da trade union, e quindi proprio per questo motivo penso alla figura di Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic l'altro giorno era a Las Vegas, e ha detto vediamo per quello che riguarda l'arrivo al Milan. Io, forzando un po' la situazione, ve l'ho sempre detto, non venite poi a dirmi ma non è vero, allora tu hai detto che sarebbe venuto il 22, non è venuto, ma perché ce l'hai? Ho detto che è un gioco forzato, me lo auguro, anche se adesso incomincio a avere dei dubbi, ma lascio in maniera ben augurante il countdown per il giorno 22. Dicevo, Zlatan Ibrahimovic è il mio uomo. L'uomo che secondo me potrebbe essere importante, diciamo, io dico nel Milan, anche se mi dicono tutti che non sarà nell'organigramma del Milan, ma insomma vicino al Milan, anche come uomo Red Bird. L'altro giorno era a Las Vegas, come ho detto, e mi è venuta una cosa, Las Vegas è andato nel box della Ferrari, fotografia, sono tifoso della Ferrari,
vi mostro anche qualche immagine. Però, signori, chi è che c'è chi è che è entrato da poco nella Formula 1? Proprio il nostro caro Gerry Cardinale, all'Alpine o Alpine, forse un nome francese, avete ragione, però sapete che di cavalli me ne intendo, ma non cavalli motore. E quindi magari è anche andato a sentire l'atmosfera della Formula 1, dove la Red Bird è impegnata in una parte con l'Alpine. Questo cosa mi dimostra? Che da quello che continuano a dirmi, forse potrebbe essere una conferma che lo Zlatan Ibrahimovic che vorrei io, che voglio io, cioè sempre sul Milan, presente al Milan, aiuti Pioli nel lavoro del quotidiano, aiuti i giocatori che abbiano difficoltà, insomma un bel ex giocatore lì, a me hanno sempre detto no, non prenderti gli entusiasmi, stai attento, è un uomo Redbird, un pochino più, è certamente vicino al Milan, andrà, sarà col Milan, ma ci saranno anche degli incarichi più vasti, incarichi che interessano appunto a Gerry Cardinale come proprietario non solo di Red Bull, come proprietario del Milan, ma anche di altre attività. Questo ovviamente Gerry Cardinale è libero di avere Zlatan Ibrahimovic secondo i suoi ben precisi disegni, però io sogniamo uno Zlatan Ibrahimovic un po' differente nei suoi incarichi, quindi anche a voi vi permetto di consigliare un piccolo ripensamento al futuro, non sulla presenza che penso sicura di Zlatan Ibrahimovic nel mondo Milan, sto vago, ma proprio come uomo Milan tutti i giorni. Io non ho voluto, facevo così, no, perché non volevo che mi dicessero questo, continuano a dirmelo e allora ho ricevuto, sono pieno di acqua ghiacciata sulla testa, non voglio buttarvi qualche goccia di acqua ghiacciata sulla testa e quindi vedremo la posizione di Zlatan Ibrahimovic. Mi interessa un vostro commento, averlo nel mondo Redbird va bene, io lo volevo molto nel mondo Milan per l'ammirazione che ho in Zlatan Ibrahimovic. Vediamo se l'acqua ghiacciata hanno ragione ad avermela buttata o magari poi Zlatan, d'accordo degli incarichi istituzionali, poi invece verrà e starà sempre o spesso nel Milan ad aiutare il Milan a crescere, ad avere meno problemi, a superare gli ostacoli con la sua esperienza e con il suo carisma. Vediamo se questa sarà la settimana. Sarei un po' deluso non venisse questa settimana, perché non credo a un annuncio vicino alla partita di Champions League, anche per questioni ambientali. Vedremo. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.